Si chiude oggi una settimana incandescente. I lavoratori della provincia di Vibo sono riuniti in assemblea nella sala consiliare dell'ente. Ormai in stato di agitazione permanente da diverse settimane, continuano a chiedere alla politica un'assunzione di responsabilità. Oggi è attesa qui nella sala consiliare il vicepresidente della Camera dei Deputati, Marina Sereni. Proprio al vicepresidente chiederanno spiegazioni, soprattutto in merito al futuro della provincia, degli enti locali e alle funzioni che sarà chiamata a svolgere sul territorio. Quattro mesi di mancati compensi, ma soprattutto servizi che non possono essere più erogati sul territorio. Guardi, se dobbiamo essere precisi, diciamo che i mesi sono quasi cinque. Per quanto riguarda i servizi è un discorso diciamo generale. Vogliamo parlare della sanità, stiamo vedendo quello che sta succedendo, vogliamo parlare della provincia, noi purtroppo non eroghiamo servizi, noi purtroppo a Vibo e nella provincia di Vibo paghiamo soltanto le tasse, relativamente ai servizi i cittadini non hanno servizi, pagano le tasse e punto. Il vero problema è che dovremmo capire tutti, a Vibo probabilmente hanno deciso che devono chiudere, Vibo dovrà chiudere in qualche modo, l'economia vibonese sta andando a rotoli. E non è soltanto un discorso della provincia di Vibo, è un discorso di provincia, un problema di sanità, il comune di Vibo è in dissesto, il cementificio ha chiuso, ma ci rendiamo conto realmente che la politica locale purtroppo a Vibo non ha un suo peso specifico, non sta facendo nulla per tenere a galla un territorio come quello vibonese. Questa è la situazione, purtroppo questa. I cittadini dovremmo tutti ribellarci, perché non è un problema solo ed esclusivamente di stipendi dei dipendenti. Ripeto ancora una volta, chiunque prende la macchina e chiunque fa pochi chilometri si rende conto delle difficoltà che ha a percorrere le strade. Le strade sono strapiene di buchi. Le scuole, noi abbiamo paura anche a mandare i figli a scuola perché sicuramente non c'è una manutenzione che ci dovrebbe stare nelle città dove realmente si pagano le tasse e noi a Vibo, ripeto, le tasse le paghiamo. Questo è. Non vi sentite rappresentati quindi dalla classe politica e la vostra battaglia la state conducendo, si può dire, in solitudine? Ma d'altronde questo qua è sotto gli occhi di tutti, è un problema sicuramente di rappresentanza, ma come dicevo prima anche di peso specifico. Purtroppo forse non c'è la forza, non c'è la volontà, però Vibo nel momento in cui ci sono state le elezioni, Vibo è stato sempre un bacino di voti, i voti a Vibo li hanno raccolti, quindi non vedo per quale motivo nel momento in cui si debbano prendere qualsiasi decisione Vibo deve essere sempre penalizzata e le ripeto in qualsiasi campo. Non soltanto, solo ed esclusivamente per la provincia, ma in tutti i settori. Vibo è sempre stata penalizzata. Questa è la difficoltà che viviamo noi come cittadini. In stato di agitazione permanente ormai si lotta senza sosta per cercare di arrivare ad un risultato. Questa mattina nuovamente in prefettura per cercare di raggiungere un accordo con i sindaci e ottenere i soldi della SUAP e della Tari. Una giornata intensa. Sì, anche questa è una giornata intensa sotto diversi aspetti, insomma, appunto dalla prefettura a questi altri impegni oggi pomeriggio in sala. Noi stiamo provando con tutte le nostre forze a rivendicare soprattutto dignità per questo territorio, perché è vero, gli stipendi sono fondamentali e vitali, voglio dire, per le nostre famiglie, ma noi principalmente proviamo a rilanciare il territorio sotto tutti i punti di vista, rilanciandolo come ente provincia, come sanità, per tutto quello che è successo nei giorni precedenti e dal punto di vista, insomma, generale, poter rilanciare, insomma, il territorio tutto. Si lotta per gli stipendi, per i servizi sul territorio, ma si lotta soprattutto per una certezza lavorativa futura? Assolutamente sì, ormai è riduttivo pensare che stiamo facendo tutto questo soltanto per avere gli stipendi. Oggi è stato tagliato il telefono, non abbiamo più gli strumenti per espletare nessuna funzione che ancora è rimasta in seno alle province. Dico provincia perché ancora è costituzionalmente un ente dello Stato, ancora la provincia esiste. Fino a quando non sarà fatto il referendum e verranno cancellate definitivamente, la provincia esiste. Dobbiamo dire
che le funzioni che sono rimaste ormai non possono essere più espletate perché i fondi non sono più sufficienti per adempiere a tutte le necessità di questo territorio. Mi riferisco a quelle più importanti, insomma, e sono l'edilizia scolastica e la viabilità soprattutto. Le strade sono un colabrodo. Le scuole, insomma, dove vanno i nostri figli, non hanno più il gasolio per i riscaldamenti, insomma. Si rompe una finestra, non possiamo effettuare le riparazioni. Insomma, questo per noi è moralmente non è consono, insomma, al nostro tipo di lavoro. Situazioni vivono insieme all'interno dell'ente provincia. Ci sono lavoratori provinciali distaccati al tribunale che sono allo stesso modo degli altri colleghi in attesa di capire le loro sorti. Noi diciamo siamo da 8 anni, dal 2008, che siamo stati distaccati al tribunale di Vibo Valentia, al tribunale di Tropea che poi è stato chiuso, e siamo arrivati diciamo a una situazione diciamo un po' critica, in quanto essendo noi diciamo fuori sede, nel corso del tempo, ripeto dopo 8 anni, è stata fatta una delibera provinciale in cui siamo stati dichiarati eccedenti, cioè nel senso perché noi siamo fuori provincia, quindi siamo dichiarati eccedenti. Questa eccedenza ci ha comportato naturalmente di essere collocati diciamo, su un portale, in quanto in questo momento ci è arrivata la comunicazione dal Ministero che non ci sono posti per noi in quanto abbiamo una qualifica bassa, diciamo, e quindi non ci sono posti disponibili nel Ministero. Al Tribunale siamo 15, di cui 2 sono stati chiamati al Ministero in quanto hanno una qualifica superiore, quindi siamo rimasti 13 alla Procura. Noi siamo 13 al Tribunale e in questo momento in questo momento è arrivata anche la comunicazione del Ministero che non hanno necessità, e quindi noi siamo diciamo in attesa di avere delle risposte o dalla provincia o dal tribunale, in quanto noi abbiamo una convenzione sempre stipulata con il prefetto che si è rinnovata negli anni, e però in questo momento non sappiamo effettivamente quello che dobbiamo fare, se dobbiamo restare al tribunale, se dobbiamo andare alla provincia e che fine faremo naturalmente, perché essendo con una qualifica B1 non sappiamo che fine faremo. Penso che noi che rappresentiamo i cittadini in Parlamento dobbiamo avere anche diciamo, la disponibilità ad ascoltare. Io, come sapete, sono qui per un altro tipo di iniziativa, però avevo piacere a salutarvi, ad incontrarvi, a capire la situazione, anche se in tempi molto stretti, della vostra provincia, sia per quanto riguarda i dipendenti, sia per quanto riguarda l'istituzione in quanto tale. Ora, intanto sono qui per esprimere attenzione, solidarietà, perché quando famiglie e lavoratori non prendono lo stipendio, quale che sia il loro datore di lavoro, sia esso pubblico che esso privato, ma a maggior ragione se questo datore di lavoro è pubblico, credo che dobbiamo essere tutti molto attenti e cercare tutti insieme delle soluzioni in tempi assai rapidi. Come sapete, la legge di superamento delle province, di riordino delle province, ha come conseguenza una serie di attività che non sono tutte in capo al Parlamento nazionale e al Governo nazionale. Ci sono delle competenze che a questo punto si trasferiscono alle regioni. Alcune regioni hanno già legiferato, altre regioni non hanno legiferato, e questo ha un impatto sulla gestione del personale, perché dove sono state già definite le competenze aggiuntive che eventualmente vengono date alle province, o le competenze che le regioni si riprendono dalle province, a questo è corrisposto un passaggio di personale, quindi un trasferimento di personale da un ente all'altro, e questo ovviamente ha alleggerito dal punto finanziario, lo dico in questo senso, i bilanci delle province, nuova versione, cioè delle nuove province scaturite dalla legge 56. Però è anche vero che dappertutto, anche dove
laddove le regioni hanno legiferato c'è uno stato di sofferenza finanziaria delle province, c'è uno stato di difficoltà a far quadrare i bilanci, dove più drammatico come nel caso vostro, dove meno drammatico come casi che conosco, diciamo, più vicini alla mia terra di origine, ma ovunque c'è un problema e per quello che noi sappiamo come parlamentari il governo sta lavorando ad un decreto, non tanto ad una legge di rilettura della legge originaria del 56, ma ad un decreto che intervenga in particolar modo sugli aspetti finanziari, perché allo stato attuale il dissesto è il destino della maggior parte, praticamente di tutte le aree metropolitane e anche di molte altre province non aree metropolitane. Quindi naturalmente questo deriva dal fatto che ci sono stati in questi passaggi appunto degli squilibri, dei tagli di risorse che hanno penalizzato di più le province rispetto ad altri livelli degli enti locali. Il governo di questo è consapevole e mi risulta che la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Economia e delle Finanze stiano preparando un decreto che dovrebbe intervenire entro aprile, perché i dissesti, diciamo, altrimenti vanno avanti, cioè la situazione di dissesto evidentemente si produce in questa fase qua. L'altra cosa che posso dirvi, quindi quello che vi posso dire è: segnalerò ai nostri colleghi in Parlamento che si occupano più nello specifico di questa materia, ma naturalmente anche al governo e quindi ai sottosegretari e ai ministri che sono competenti per questa materia, segnalerò questa situazione che mi sembra particolarmente difficile e disagevole e anche drammatica per alcuni aspetti. Credo che una parte, ma non sono, siccome il decreto ancora non c'è, non è scritto, so che lo stanno scrivendo, una parte dei problemi che riguardano anche la vostra istituzione possano trovare qualche risposta in questo decreto. Contemporaneamente, non sarei sincera se non vi dicessi che poi è chiaro che anche, siccome la situazione riguarda tutte le province, anche la regione si deve, diciamo, mettere in movimento per cercare di trovare le soluzioni necessarie alla situazione che deriva dal superamento delle province in quanto enti elettivi di primo grado, eccetera eccetera. Detto ciò, io penso anche, ho capito che qui ci sono dei sindaci oltre che rappresentanti delle organizzazioni sindacali, quello che vi posso dire è anche questo: noi siamo a Roma sempre disponibili a ricevere delegazioni, ovviamente non una delegazione di qualche centinaio di persone perché non serve, ma se dovesse servire nell'immediatezza, appena magari il decreto è formulato, quindi per capire se risponde alle esigenze di questa specifica situazione che io non posso conoscere nel dettaglio, perché diciamo il dettaglio in questo caso è rilevante, cioè bisogna capire esattamente quali sono le ragioni delle difficoltà finanziarie che non consentono né il pagamento degli stipendi. Adesso il signore mi diceva sottovoce che si era tagliato il telefono, quindi cioè ci sono problemi di particolare, diciamo, gravità. Ecco, non è, altre province non ridono, però qui mi sembra che la situazione sia veramente un pochino più drammatica, più difficile. Quindi quello che io potrei suggerire, anche rimanendo in contatto con i colleghi che mi hanno portato qui, in particolar modo con il capogruppo del PD al Comune di Vibo Valentia, che appena c'è un testo di decreto su questa materia, enti locali, ci sarà un decreto enti locali che conterrà delle norme per le province, magari lo verifichiamo subito per capire se dentro quel decreto ci sono le risposte sufficienti alla vostra situazione. È una questione di giorni, perché appunto proprio per ragioni di carattere di bilancio questo decreto deve essere fatto entro il mese di aprile, perché altrimenti, come dire, la situazione di dissesto poi non si recupera più. Ecco, quindi io quello che vi posso dire è questo, diciamo: attenzione, solidarietà per la situazione che state vivendo e, diciamo, rimanendo in contatto con i compagni, amici del territorio, la possibilità magari di verificare con il testo del decreto, appena ce l'abbiamo, se è che è sufficiente a darvi qualche, come dire, una boccata d'ossigeno e una soluzione che non sia una soluzione solo transitoria. Sereni comunque ha aperto uno scenario nuovo, ha parlato di un decreto che probabilmente andrà a risolvere le questioni finanziarie legate agli enti locali e in particolar modo alle province. Siete soddisfatti?
Soddisfatti è un parolone in questo momento. Noi apprezziamo, insomma, l'intervento del vicepresidente della Camera, però vogliamo i fatti. Adesso siamo stanchi, è da parecchi anni che stiamo patendo, insomma, questo tipo di problematiche. E sicuramente non siamo stati bravi e non sono stati bravi i politici a gestire questo ente prima, però bisogna dire che da 16 milioni di euro di trasferimenti adesso ne arrivano 2 e manco arrivano o arrivano in ritardo, e quindi gestire una situazione del genere non è facile. Il vicepresidente della Camera ha fatto delle promesse e speriamo le mantenga. Sì, diciamo che questa per noi è una novità, il fatto che a breve, entro il mese di aprile, dovrebbe essere approvato un decreto legge che consente naturalmente alle province di respirare, di avere, diciamo, più liquidità dal punto di vista finanziario. Quindi noi ringraziamo la vicepresidente della Camera, insomma, per questa sua vicinanza, per questo, diciamo, suo intervento, e attendiamo fiduciosi, insomma, questo decreto che speriamo potrebbe risollevare anche le sorti non solo della nostra provincia, insomma, perché forse è l'unica provincia d'Italia in questo momento in grande difficoltà, ma anche dei colleghi che saluto della provincia di Crotone e di altre province che sicuramente a breve saranno nelle stesse nostre condizioni. Un decreto per definire gli aspetti finanziari del riordino delle province e degli enti di area vasta. I lavoratori attendono delle risposte più concrete e nel frattempo prosegue la lotta, che lunedì continua.